conoscendo le proprie e le altrui qualità, considerando anche i propri limiti e i limiti degli altri membri dell'equipaggio. Qualcuno vincerà e quelli che perdono interpreteranno la sconfitta come sprone per migliorare nelle prossime manifestazioni. Questo è il vero equipaggio. Per renderci conto di quello che abbiamo. Abbiamo la storia, abbiamo il mare, dobbiamo lavorare su queste due cose e far diventare il mare una grande risorsa per questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista economico, e questo lo dovete fare voi. Innamoratevi di Taranto, so che già lo siete, innamoratevi ogni giorno di più di questa città. Questa città potrà avere soltanto un grande futuro, un grande in bocca al lupo a tutti e, come si dice in questi casi, vento in poppa. Prometto che adempiremo alle nostre funzioni nell'attività di questo trofeo del mare. Prometto che ci impegneremo per garantire che lo spirito di sportività, il fair play ed il rispetto del mare siano pienamente rispettati e accolti quali principi fondamentali del trofeo del mare. Solennità che dichiaro aperta la terza edizione del trofeo del mare.